ragazzi, benvenuti nel mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e io vi lascio al video. Andate a vedere di cosa si tratta. Ciao, eccoci qua per un nuovo lavoretto, un lavoretto per Natale. Andiamo a fare queste stelle di Natale sono facili da fare, ci va 5 minuti, ne fate già 3 o 4. Che cosa ci serve? Ci serve dei fogli di carta, io i miei sono 20x20 quadrati, mi raccomando, quadrati di carta, della colla, colla vinilica, colla e stick, delle forbici e basta. Vediamo come si fa. Per prima cosa prendo il foglio di carta e lo dobbiamo piegare in questo modo, lato con lato. Una volta, due volte, così, e ancora tre volte in questo modo qua. Deve diventare un triangolo isoscele rettangolo, praticamente deve diventare questo modo, lo piegate in tre volte. Dopodiché dobbiamo smussare quest'angolo, quindi parto da qui e lo arrotondo in questo modo. Dopodiché comincio a fare un altro taglio in questo modo qua e arrivo fino qui, ancora un taglio che parto da di qua e arrivo a sua volta qui, e ci rimane tutto questo tagliato qua. Dopodiché apro dal centro e rimane così, apro ancora una volta, come vedete sta prendendo forma, e lo apro in questo modo qua tutto quanto. Vedete che già ha la forma della stella, abbiamo la forma della stella. Ora cosa si fa? Prendiamo la parte, la seconda parte, non quella fuori, non quella in centro, ma questa. Ci mettiamo un filino di colla e andiamo a incollarla in centro in questo modo. Di nuovo lo dobbiamo fare in tutti e quattro i lati, e ancora così la incolliamo qui. Vedete che sta venendo? Prendiamo ancora l'altro lato di quest'altra foglia. Lo incolliamo al centro e ancora. Ecco qua. La stella, un pezzo di stella è fatta. Procediamo allo stesso modo anche con l'altra stella che io ho già preparato. Questa la voglio tenere sotto e questa la voglio mettere sopra, che mi faccia questo contrasto. Potete usare qualsiasi tipo di carta, esempio io ho usato anche questa, la carta lucida da regalo, però è difficile da lavorare questa, vi consiglio di usare la carta un po' più spessina, tipo quelle che fate le fotocopie, qualsiasi colore va bene. Quindi questa è una base piuttosto morbida perché sono fogli, questa è un po' più di un cartoncino, un po' meno di un cartoncino, rimane un pochino più rigido e la tengo come base sottostante. Quindi ora cosa vado a fare? Devo sovrapporre le due stelle e le tengo svasate, non così, ma le tengo così svasate. Quindi ci metto ancora un goccino di colla al centro e vado a mettere la mia stella, quindi la vado a posizionare in questo modo, la tengo un attimo così che incolli,
Volendo, nel centro ci potete mettere anche una perlina, adorarle con fiorellino, quello che più vi piace. Ok, pronta, fatta. Ecco la mia stella, bellissima, da appendere all'albero, a una finestra. Che ne dite? Lasciatemi commenti sotto. Grazie e al prossimo video. Ciao ciao!